è un atto d'amore, è un atto dovuto verso i nostri territori e tutti gli altri territori, perché questo è un trampolino di lancio, si incomincia con i nostri territori e la cosa si può allargare a macchia d'olio. Non è solo il nostro progetto, è comunque il progetto di tutti, cioè le adesioni sono tante, sono sentite, le vedo qui e le ho viste altrove e questa cosa ci gratifica tantissimo. Avevamo questa esigenza e io penso che questo è un punto di partenza a Napoli. Napoli apre le porte all'arte poesia nei luoghi dello scempio ambientale ed è una cosa importantissima perché ti fa capire che una città che è poesia in sé è capace di trovare nel degrado e nella fatiscenza dare messaggi di poesia, perché Napoli è poesia. Quindi anche nel degrado noi abbiamo la forza e la voglia del riscatto tramite la poesia visiva. Solo questo. Non sono una grande. Non sono una grande fattrice, l'ho detto con il cuore, insomma. Pensate, figuratevi quello che l'aspetta adesso. Io... No, la spontaneità è la cosa più bella. Io non so che cosa ci faccio. Finalmente avevo trovato il modo di esprimermi metaforicamente come mi piace attraverso le immagini, mi trovo stasera io devo dirvi delle cose che solitamente mi piace invece tenerle in giro, in grafico, in fotografia. E voglio presentare. Hai ragione. Allora, l'architetto Renato Iannone. Sempre lui. Ecco, a te la parola. Ma mi conosco lui. E va bello che tu lo dica. No, niente, questo dicevo. Io credo che ci sia poco da aggiungere. Soprattutto per quanto mi riguarda, una piccola cosa è quella che forse vi ho già detto prima, chi di 3-4 gruppetti ci siamo chiesti, ci siamo detto. Noi siamo pieni zeppi di una ormai ridondante protesta sociale, anche quella, come lo è diventato la parte degradata, lo è diventato lo stucchevole modo di affrontarla. Marce, fracolate, simposi, comizi, media, talk show, insomma, per carità, con tutto il rispetto, però è qualcosa che ormai noi facciamo andare come facciamo andare in TV, i programmi televisivi facendo zapping. Lui il tentativo era di fare il momento il contrario, di sedurre principalmente, di avvicinare senza, così in punta di piedi, con un approccio differente, quello appunto poetico, più viscerale, meno stereotipato, che facesse interrogare, che mettesse una diversa luce e pulce nell'orecchio alle persone. Per cui la poesia, quella cosa che abbiamo perso, l'intimismo, i microcosmi che noi ormai ci balliamo sopra il tip-tap, voglio dire, dal punto di vista così del quotidiano, del come siamo presi, del come siamo schiacciati. E allora il tentativo è questo, invece stucchevolmente di urlare come al solito, di protestare, farlo attraverso una fatta, quindi è un po' un paradosso, no? E attraverso una carezza, attraverso una poetica, attraverso l'insinuarsi del sentimento, del sentire, in una serie di scenari e prosceni che invece li conosciamo bene, sono acidi, sono acri, sono difficili, disturbanti in qualche caso. E invece dentro questi c'è alma, c'è una fatta, c'è una carezza, c'è l'ego, c'è il tentativo, visto che tutto ciò è così massivo, di farne scudino, di farselo complice, di farselo alleato, forse una figura invece che in un altro, un paesaggio invece che in un altro, e quindi usare brandire una spada nuova per occuparsene, per sentirsela addosso, in maniera più tenera, più poetica, meno, insisto ormai, assillante e quasi inconsistente, ormai la sentiamo, la vediamo sempre. Ho finito. Allora, diciamo che...